l'ordinanza 1012-2016 del TAR del Lazio, che ha scrutinato la questione relativa all'anno di formazione e l'anno di prova dei docenti, rigettando le legittime istanze poste nel ricorso, è un'ordinanza illegittima. Illegittima innanzitutto perché non garantisce il giusto processo ai ricorrenti, giusto processo che si ricorda l'articolo 111 della Costituzione, incardina proprio nel momento in cui viene definita la giurisdizione. Giusto processo si ricorda tutelato dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ma quali sono i difetti di questa ordinanza? Il primo difetto è che nel preambolo, viene dichiarata la giurisdizione e la competenza del giudice, quindi il giudice fa propria la giurisdizione, per poi, stranamente, declinarla nella parte emotiva. E tra l'altro con un provvedimento cautelare. Noi sappiamo che se i giudici declinano la giurisdizione devono farlo con sentenza, anche in forma breve. Ragione per cui questa ordinanza verrà impugnata presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato che a quel punto ha due possibilità: o declinare la giurisdizione con sentenza breve e ordinare alle parti di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario, o tenere per sé la competenza riformando l'ordinanza che a modesto avviso di chi sta parlando è da ritenersi illegittima.